con le immagini di Pietro Bertocci. Vedete questo bellissimo campo che domani sarà teatro di una partita importante per cercare di continuare in questa serie di risultati dell'Unione Sportiva Grosseto. Qui ai nostri microfoni, microfoni di questo sport, uno degli attori principali che domani scenderà qui e ci farà vedere di cosa è capace. Tanto buongiorno Emanuele Ciustarini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, domani una partita importante per te che dopo la bella prova di domenica scorsa, domani ci darà la conferma così potranno vederti tutti di cosa sei capace. Uno dei tre tenori, inizialmente Ciustarini, Ricco Bono e Rinaldini, alle spalle del Bomba e Marcelli, domani sei veramente atteso a una riconferma. Ma ce lo auguriamo tutti, non solo personalmente, ma come squadra. Abbiamo fatto 3 punti importanti a Forte dei Marmi, in un campo difficile, e bisogna però ripeterci ora, domani, con il San Donato. Insomma, ecco, sono tutte importanti, però passo per passo, iniziamo da domani e poi dopo vediamo finito quando si chiude il girone d'andata, a che punto siamo arrivati. Se quest'anno hai vissuto, anche grazie ad alcuni infortuni, ti hanno tenuto lontano dai campi per alcune settimane, poi naturalmente con i nomi che ho fatto prima, naturalmente uno più o meno deve stare sempre fuori. Certo. Come stai vivendo e come hai vissuto fino ad oggi questa situazione? Ma è normale quando sei in una squadra che è allestita per vincere il campionato, siamo tanti, è normale, è giusto così, la concorrenza ci deve essere, ma non è questo un problema, insomma, ecco, né per me né per gli altri. Chi sta meglio gioca e chi viene chiamato in causa deve fare sempre meglio, insomma, ecco. Dopo domenica scorsa è stata una partita, direi, fondamentale, a mio modo di vedere, per il futuro della nostra squadra, il Grosseto. Vittoria confermata poi anche dal bel gioco. In contemporanea sono arrivati anche dei risultati notevoli, che ci Certo. vogliono anche quelli per cercare di recuperare 2 o 3 punti a tutte le squadre, non a una parte, a tutte. Vi dà anche più spinta. No, certo, domenica scorsa è stata una giornata per noi importante perché abbiamo vinto e poi abbiamo visto tutti i risultati, ovviamente, e hanno comunque pareggiato, chi perso, abbiamo rosicchiato qualche punto in avanti, ma noi bisogna pensare a noi stessi. Poi, quando finisce la partita, guardiamo ovviamente che hanno fatto gli altri, però principalmente dobbiamo pensare a noi. Emanuele, cosa mandi a dire, Emanuele, a tutti i tifosi che domani, a parte la contemporanea squalifica di Ricco Bono, vuol dire che i due, Rinaldini e Ciustarini, hanno il posto sicuro. Hai più consapevolezza anche dai più valore ai tuoi mezzi, perché i tifosi aspettano ancora qualcosa da te quest'anno. Certo, no, no, non è iniziata proprio come volevo la stagione, però c'è ancora lunga, sicché c'è tutto il tempo per recuperare quello che abbiamo lasciato magari inizio stagione. E davanti no, c'è anche Rotondo, ricordiamo, perché comunque è un attaccante molto bravo, sicché c'è Rotondo, c'è Marzielli, il mister farà le sue scelte, valuterà insomma chi più darà un buon contributo, Però, e ovviamente spero di giocare, ovviamente non è che mi Emanuele, posso nascondere, però io dico Rotondo è il sostituto naturale, evidentemente, di Marcielli. Poi, sai, poi il mister farà le scelte, ci mancherebbe. Viva certo. mister, viva Italiano Bonuccelli, che ha la mia massima fiducia. No, questo è per dirti il gruppo che abbiamo, ecco, siamo tutti veramente giocatori forti, tutti ragazzi che si allenano a 200 all'ora, nessuno si lamenta, dunque, detto, vediamo domani chi scenderà in campo e chiunque scenderà dovrà dare il 110%. E io ti saluto, ti ringrazio di questo, Grazie a te, d'avermi grazie aspettato. Domani ti vogliamo vedere protagonista. mille. Lo spero. Noi come giornalisti siamo tutti qui in attesa anche delle tue grandi prestazioni insieme a tutta la squadra. In bocca al lupo e Crepi il buona lupo, giornata. crepi, Ciao ciao. grazie mille, grazie.